Presente. Rocchi Emanuele. Presente. Trombetta Emanuela. Allora, la trombetta, l'assessore Trombetta ha mandato comunicazione in data odierna della sua assenza per motivi familiari con protocollo numero 16-12-0. Assente. Serafini Selenia. Anche Serafini Selenia ha comunicato la sua assenza con numero 16-11-11-0, quindi assente giustificata. Interi Grazia. Presente. Mignetti Maria. Presente. Basso Francesco. Etani Luigi. Pannunzi Luca. Anche il consigliere Pannunzi ha comunicato la sua assenza con email protocollata 16-070. Marocchini Angela. Proietti Rachele. Pedrini Eva. Anche la Pedrini ha comunicato la sua assenza con numero di protocollo 16-11-4. Ok, possiamo procedere. Grazie. Assente anche l'assessore Serra. Allora, iniziamo con la lettura dei verbali e approvazione dei verbali della seduta precedente. Del capitolo riguardante i fondi del PNRR per
780.000 euro. Grazie. Grazie Assessore, ci sono degli interventi in merito? Non ci sono interventi in merito, quindi passiamo alla votazione della proposta di delibera. Favorevoli? 7. Contrari? Astenuti? Passiamo quindi alla votazione per l'immediata eseguibilità della proposta di delibera. Favorevoli? 7. Contrari? Astenuti? 2. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, bilancio consolidato del gruppo Comune di Subiaco per l'esercizio 2022 e relativi allegati, ai sensi dell'articolo 151,8, silenzio per favore, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267 e contestuale approvazione. Espone la proposta di delibera all'assessore Cinquitti. Grazie Presidente, le volevo chiedere se fosse possibile di discutere questa delibera in una alla successiva. Grazie, chiedo di discutere insieme alla ricondizione delle partecipate, quindi se è possibile, leggo il quarto punto, ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto del 2016, numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno del 2017, numero 100, anche qui contestuale approvazione. Prego. Allora, si rileva che il Comune deve provvedere entro il 31-12 di ogni anno alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute. Quindi si conferma per il Comune di Subiaco le partecipazioni nelle società Farmacia Santa Caridonia SRL e Acea SPA. La partecipazione alla Farmacia Santa Caridonia SRL per una quota del 20%, mentre la partecipazione in Acea A2 SPA per lo 0,05%. Si procede quindi con la stesura del bilancio consolidato, tuttavia nel bilancio consolidato rientrano soltanto le partecipazioni nelle società che siano rilevanti, quindi secondo i calcoli appunto effettuati la soglia di rilevanza del 3% rientra nel bilancio consolidato esclusivamente la farmacia Santa Caridonia SRL si va all'approvazione del bilancio consolidato che prevede un risultato di esercizio pari a 4.385.572 euro con una differenza in positivo rispetto all'anno precedente di circa 302.000 euro. Grazie. Grazie Assessore, ci sono degli interventi in merito? Ok, quindi passiamo prima alla votazione del bilancio consolidato e poi successivamente votiamo per quanto riguarda i partecipati. Votiamo quindi per il bilancio consolidato, favorevoli? 7, contrari? Astenuti? 2. Votiamo quindi per l'immediata eseguibilità della proposta di delibera. Favorevoli? 7. Contrari? Astenuti? 2. Ora passiamo alla votazione per quanto riguarda il quarto punto riguardante la ricognizione periodica alle partecipazioni pubbliche. Favorevoli? Ok. 7. Contrari? Astenuti? 2. Votiamo quindi per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 7. Contrari? Astenuti? 2. Allora, quindi queste due abbiamo pensato. Allora, e ora passiamo alla votazione, alla nomina più che altro, come già quinto punto è scritto all'ordine del giorno, nomina commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli albi permanenti dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte di Assise di Appello. Dobbiamo votare come abbiamo fatto anche per quanto riguarda le commissioni comunali, consigliari comunali, quindi chiedo gentilmente a Basso e Marocchini di aiutarmi con i bigliettini.
consigliere Marocchini, consigliere Carrizzoni. Passiamo alla votazione del primo. Procediamo per il secondo componente della commissione. Dobbiamo solo dire
dichiarato. Vabbè, dichiarato ovviamente l'immediata eseguibilità di questa commissione. Questa? L'immediata eseguibilità è da dichiarare. Allora votiamo per quanto riguarda la nomina della commissione comunale per l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello. Favorevoli? Unanime. Allora, sesto ed ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, completamento dello sviluppo rurale 2023-2027 del Lazio, costituzione gruppo di azione locale dell'Aniene, dei Monti Prenestini e della Valle del Giovenzano, GAL Anius Pregius, approvazione statuto e atto costitutivo. Espone la proposta di delibera il sindaco. Prego, sindaco. Grazie Presidente, la risoluzione che oggi si pone all'approvazione da parte del Consiglio Comunale riguarda naturalmente l'approvazione dello statuto d'atto costitutivo del nuovo GAL, del gruppo di azione locale per la strategia leader della Regione Lazio legata al nuovo piano di sviluppo rurale per la programmazione 2023-2027. È uno strumento che ha conosciuto tutti quanti i consiglieri, in cui si dà sviluppo all'impulso territoriale da parte di un partenariato pubblico-privato che procederà a partecipare ai bandi legati della Regione Lazio, soprattutto ai fondi strutturali per l'agricoltura e per lo sviluppo rurale, che la Regione Lazio, proprio per alcune misure critiche del piano strategico nazionale, veicola sui territori tramite i gruppi di azione locale. Questo è stato un percorso molto lungo di concertazione, di discussione sul territorio, con i comuni della Valle e non solo, perché da quest'anno, da questa nuova programmazione, la Regione Lazio ha innalzato il numero di abitanti necessari per la costituzione di un gruppo di azione locale. Infatti questo numero è stato portato a 50.000 abitanti, con un numero minimo di enti pubblici coinvolti di comune a 15, necessariamente legati da una continuità territoriale. Questo ha fatto sì che per la prima volta nella storia di questi strumenti la Valle dell'Aniene, per il numero di abitanti, non fosse autonoma dal punto di vista della costituzione del nuovo GAL. E per questo si sono aperte una serie di interlocuzioni con territori limitrofi e vicini, volti a trovare un equilibrio territoriale, ma inevitabilmente anche politico, su una nuova programmazione. L'interlocuzione privilegiata è stata effettuata con i territori della Valle di Giovenzano, della Valle dei Monti Prenestini, quelli afferenti al vecchio GAL Terra di Pregio, che riguardava appunto i territori di quella valle. E quindi le interlocuzioni sono state per i comuni afferenti all'ex GAL Terra di Pregio e al GAL del Furlaniene, che era il GAL della Valle della Niene. A seguito di una serie di discussioni, naturalmente sulla composizione, ma anche sul piano progettuale che è ancora in corso di definizione, la Regione Lazio ha previsto un termine per la costituzione a 4 ottobre e poi la presentazione delle progettualità del piano del GAL entro il 20 dicembre, per far sì che i GAL detenuti idonei possano partecipare ai bandi che usciranno nei primi mesi del 2024. Come avete potuto vedere, i comuni che hanno stato attuale hanno aderito a questa programmazione sono il Comune di Affide, il Comune di Aosta, il Comune Antico di Corrado, Arcinazio Romano, Bellega, Cavice, Parà di Roma, Catara Nuova, Lanterano, Cineto, Genazzano, Gerano, Iene, Marnoello, Leone Romano, Percile, Roviano, Leofredo, Alto Canterano, Cogliate, San Vito Romano, San Bucio, Valle Pietra e naturalmente Subiaco, e naturalmente poi i comuni che possono aderire anche in futuro. Comunque il numero di 50.000 abitanti è stato superato con la costituzione del nuovo GAL. La sede del GAL sarà il Comune di Cale e la comunità di fila sarà il Comune di Cale, mentre la funzione di amministrazione verrà a costituirsi dopo la costituzione dell'atto
sostitutivo e vedrà una sede secondaria anche nel comune di Giubiaco e poi insieme agli altri territori costituire questa programmazione. È una sfida importante perché insieme ad altri comuni non è facile, soprattutto di diversi territori, di diverse anche esigenze e aspettative progettuali. Ricordiamoci che la mancata adesione a Galla avrebbe comportato l'esclusione in particolar modo delle aziende presenti in sede del comune di riferimento per la legislazione, alcuni bandi specifici di SR della Regione Lazio. E in passato ha detto insomma le critiche sul funzionamento, sulla efficacia di questa misura sono state tante, perché poi la ricaduta economica sui territori non è altissima, è più rilevante naturalmente per uno dei privati che possono attingere a questi fondi per l'avvio di attività di carattere economico commerciale. Parliamo di una misura che da previsioni dovrebbe portare a un flusso economico complessivamente tra 6,5 e 7 milioni di euro, in parte uguale circa sarà diviso tra pubblico e privato e su questo insomma quasi studiamo le singole misure. Io penso che il Comune di Giubiaco abbia fatto un buon lavoro in termini di coesione, di tenere insieme le diverse istanze, anche facendo opportuni coinvolgimenti, opportuni fasi di riflessione e anche spronare insomma la valle a un ragionamento più ampio, molto poco alla condivisione con altri territori. Per il momento la spesa che sarà in carico al Comune di Giubiaco è a 1.500 euro per le spese di costituzione, poi il Consiglio di Amministrazione che sarà un canone che verrà annualmente previsto in bilancio per la costituzione del Galla e quindi lo inserirò in bilancio. Dovremmo inserire in realtà anche le altre somme del Galla precedente, perché il Galla precedente c'è una curiosità che il Comune di Giubiaco ha in confronto del Galla Fondamentale circa 12.000 euro che sono stati segnalati all'ufficio di ragioneria, per cui è una spesa che diventerà una spesa storica e come era stata in passato, meglio come doveva essere. Però insomma provvederemo sia a dare i vecchi impegni che naturalmente a mettere in bilancio quelli nuovi. È un atto secondo me doveroso, non partecipare al Galla sarebbe stato un errore non tanto per il territorio quanto per l'azienda. Ci assicureremo probabilmente che per la prima volta si superi il ragionamento tra i pubblici di finanziamenti a pioggia che in realtà portano a un numero abbastanza esiguo di risorse e anche di efficacia, ma la volontà è quella di concentrarci con i comuni su 3-4 progettualità importanti che possono dare un imprinting sul territorio e superare insomma questa logica passata di una spartizione veramente numerica di poche risorse. Ripeto, la visione io mi auguro sarà nel giro di qualche tempo piena anche da alcuni comuni che della valle di argomento non hanno aderito, però quantomeno si parte con questa programmazione e subiamo naturalmente messa in grado. Grazie. Grazie Sindaco, ci sono degli interventi in merito, prego consigliere Borghetti. Grazie Presidente, allora per quanto riguarda questa proposta di deliberazione, diciamo volevo far rilevare alcune cose. La prima sicuramente il fatto che sia pervenuta a noi praticamente oggi, quindi comunque non abbiamo avuto modo di leggere il testo, per fortuna diciamo con la Valle delle Maniere il tema è stato a lungo dibattuto, soprattutto in termini politici, sappiamo che ci sono state delle forti spaccature rispetto a molti territori della Valle delle Maniere che adesso restano comunque fuori da questo nuovo gruppo di azione locale, quindi su questo magari avremmo così auspicato una maggior condivisione anche solo del testo, anche insomma nei 5 giorni precedenti al Consiglio. Quindi se arriva una modifica 24 ore prima e poi gli atti ci arrivano la mattina, diventa pure complicato potersi fare un'idea compiuta. Quello che però vorrei sottolineare è al fatto delle esclusioni, non esclusioni politiche, cariche, presidenti, non mi interessano, le voglio sapere, non mi interessò all'epoca quando ci fu la candidatura di Lorenzo, che anche quella spaccò i territori, la stessa cosa succede con Fratelli d'Italia, sono sempre gli stessi corsi storici, per cui non voglio entrare sul tema politico perché non mi interessa. Quello che mi interessa invece è capire come mai all'interno di questo
gruppo di azione locale, quantomeno nel consiglio di amministrazione, tra i cittadini che comunque circolano tra le varie bozze non ci sia alcun esubiato, quindi non c'è uno una centralità che io ritengo importante, considerando che comunque anche il comune esubiato è chiaramente un comune amico, se non insomma della stessa diciamo compagine politica del sindaco di Gale. Quindi avrei preferito semplicemente che fosse gestito dal comune esubiato in quanto proprio anche centrale rispetto alla valle del Giovenzano, rispetto ai Monti Prenestini e rispetto alla valle della Vieni. Ma non è, ripeto, non è soltanto una situazione che secondo me poteva magari in questo modo coinvolgere anche quei territori che invece sono rimasti fuori, perché non è vero che quelli del Gallo e della Vieni sono tutti confluiti in questo, alcuni in realtà invece sono rimasti fuori da questo progetto. E, detto questo, chiaramente poi in bocca al lupo andrà al presidente, al sindaco di Gallo, che sicuramente saprà fare bene, però la centralità di Subiaco riguardava anche quelle imprese che dovevano far parte del Gallo. In questo caso anche qui non ci sono adesso attori privati di Subiaco che intervengono, ho visto che c'è la banca, ho visto che ci sono produttori che sono più o meno satelliti del sindaco di Gallo, però non ci sono produttori a tutt'oggi, quindi ad oggi noi presentiamo una delibera, non c'è stato questo percorso con gli imprenditori e le imprese sul placenso, e questo un po' dispiace, forse aver condiviso nel tempo, visto che comunque c'è stata da quest'estate uno sviluppo anche del dialogo tra le varie parti, poteva essere interessante invece magari non coinvolgere me, ma coinvolgere gli imprenditori e le imprese private che potevano partecipare. E sotto invece il profilo tecnico, secondo me la delibera non è completa, secondo me ha necessità del parere del revisore come prima bozza che mi era stata inviata, non ho risposta alla seconda PET, credo che sia necessario in quanto il revisore quando si tratta di partecipare ad organismi esterni dovrebbe rilasciare il parere, tra l'altro qui sono previste anche delle quote societarie e si parla anche dei patrimoni dell'ente, quindi che per essere l'organismo infracostituito, quindi a mio parere magari si poteva richiedere il parere del revisore, ma a maggior ragione che poi, ripeto, non è stato un percorso condiviso, ma si arriva in consiglio ad approvare qualcosa che è arrivato stamattina, quindi anche per correttezza nei confronti delle persone che poi dovrebbero approvare il testo sarebbe stato opportuno. Detto questo faccio la dichiarazione di voto, così chiudiamo anche il nostro intervento, poi se ci sono delle cose potremo insomma aprire un dibattito. Noi ci asterremo non perché non siamo convinti che il Gallo possa portare dei frutti sul territorio, per tutte le motivazioni che ho detto, quindi imprese tenute fuori, minoranze tenute fuori, parere del revisore e una mancata centralità del comune di Subiaco, in questo caso probabilmente visto la compagine politica che poi si è, come dire, accavalata la presidenza, secondo me poteva ambire anche la presidenza su Placenze. Grazie. Grazie consigliere Proietti, ci sono ulteriori interventi? Ah, prego consigliere Basso. Grazie Presidente, magari forse sarà il caso di fare alcune delucidazioni per alcune considerazioni politiche costituite come allora, innanzitutto i colloqui per la formazione del fondato sono andati avanti tutti gli scorsi mesi, ci si chiede perché non c'è stata la centralità da parte del Comune di Subiaco, la situazione è esattamente opposta. C'è stata una centralità tale da parte del Comune di Subiaco che ha visto il Comune di Subiaco protagonista e ha visto il Comune di Subiaco scegliere di fare dei passi indietro, forse servono a fare dei passi in avanti, perché la rinuncia a quella che lei sorprendentemente per la prima volta chiede come centralità politica del Comune di Subiaco, cosa che abbiamo sentito ormai in quest'Aula in ormai quasi due anni di consigliatura, prevedeva che Subiaco arrivasse, se ho capito bene, alla presidenza. È stata fatta una votazione, Cane è la cittadina più grande tra tutte quelle che formano il nascente, che andranno a formare il nascente Galla, e si è scelto di dare a Cane la presidenza di questo Galla, anche perché credo non sfugga alla consigliera Proietti che il sindaco di Cane tra l'altro era già presidente di uscente di un Galla, quindi porta con sé un trovato di conoscenze e di competenze che comunque sono state molto utili e saranno molto utili questa fase per un'esperienza che è completamente nuova, perché come richiamato dal sindaco per la prima volta le regole del gioco sono cambiate, arrivare a 50.000 abitanti per i nostri territori significa mettere necessariamente in coordinare
più territori che tra loro hanno storia, geografia e necessità differenti. Non siamo su altri territori di questa regione che possono permettersi di mantenere variati dei precedenti, diciamo così, aggregazioni. Siamo stati costretti a dar vita a qualcosa di nuovo e una nuova esperienza. Ho sentito parlare poi di non rappresentatività delle minoranze e anche qui mi verrebbe quasi da sorridere, perché quando lei chiama con tono fraterno Fiorenzo, immagino di capire che si tratta del vecchio presidente del GAL Tuporaniene, lei allora dovrà ricordare probabilmente, per esserci stata, che quell'esperienza ha visto completamente radere al suolo invece la presenza delle opposizioni. Parlavamo all'epoca di un monocolore targato Partito Democratico. Oggi proprio il fatto che il Comune di Subiaco ha fatto un passo indietro consente invece la rappresentanza e la rappresentatività a più esperienze politiche. Ci sarebbero stati numeri per fare un monocolore di Fratelli d'Italia? Assolutamente sì. La scelta politica è stata quella di avere un monocolore di Fratelli d'Italia? Assolutamente no. Proprio perché questa è un'esperienza che deve andare a interagire con più territori e con più esperienze politiche, la scelta dell'amministrazione Subiaco è stata quella di dare spazio ad altri, di concedere spazio, chiaramente riservandosi tutte le opportunità nel tempo di controllo e di verifica dell'attività. Però mi dispiace quindi questa sua posizione, per quanto riguarda le opposizioni credo sia anzi negli ultimi almeno 20 anni forse l'esperienza di questo tipo che dà maggior spazio a tutte le varie esperienze politiche. Poi per quanto riguarda, se non sbaglio, lei si rifaceva i tempi della proposta di delibera, su quello ha perfettamente ragione, ma la cosa non è dipesa assolutamente da questa amministrazione, perché i tempi con i quali voi avete potuto avere a disposizione la documentazione e la sede sono i medesimi in cui avete anche la maggioranza a disposizione. Ci siamo messi con lavoro notturno di studio, di verifica, chiaramente noi partiamo avvantaggiati dal fatto di aver seguito direttamente la formazione del piano stesso, ma come ben sapete da qui a poche ore scadranno i termini per l'approvazione. Oggi è 28, tra oggi, domani e dopodomani tutti i consigli comunali dei territori interessati saranno chiamati a esprimersi. Non c'era quindi il tempo per richiamare i famosi 5 giorni o per fare una nuova seduta con un unico punto all'ordine del giorno. Avevamo già calendarizzato come da comunicazioni, quindi sì, con 5 giorni di preavviso, calendarizzato con il consiglio comunale, abbiamo ritenuto opportuno portare in approvazione la delibera in questa seduta. Per quanto riguarda le adesioni, io ritengo che siano più che numerose e glielo ribadisco assolutamente bipartisan, anche perché se non sarebbe stato impossibile addivenire alla creazione di questo nuovo GAL, e quindi spero di aver risposto a tutte le sue domande e se ho dimenticato qualcosa di più. Grazie consigliere Passo, prego. Sì, non è colpa del consigliere, probabilmente la mia che non mi sono fatta capire. Io non intendevo la minoranza dentro il GAL, io intendevo la minoranza nel processo che ha portato alla costruzione del GAL, non all'interno del GAL, di quello che la maggioranza decide di come costituire il percorso politico con le strutture politiche e partiti che non mi interessano, non faccio parte di nessun partito, quindi necessariamente rispetto a questo io ho fatto un'altra cosa, forse non sono chiara, la ribadisco. Certo. Quello che è il percorso politico che si era avviato da quest'estate, probabilmente si poteva discutere di quel percorso politico anche in termini di consiglio comunale, per non arrivare a 24 ore neanche con un ordine del giorno modificato la delibera che arriva a pioggia sulle mani dei consiglieri. Detto questo, non ne facevo un tema di poltrone, chi no, non mi interessano, non mi sono mai interessato, non mi interessano adesso. Per quanto riguarda il fatto, ridiamo, nel frattempo però insomma non c'è niente da dire, perché comunque se la cosa fa sorridere alle poltrone fino a prova a toccare, se me ne dite questa seduta. Sì, detto questo, la centralità della presidenza chiaramente non era un elogio alla maggioranza, sapete benissimo quello che penso della maggioranza, non ho mai fatto qualcosa o passo indietro, semplicemente era rispetto alla centralità del territorio della Valle della Niene. Per quanto riguarda le strutture, anche su questo non sono d'accordo, perché se la struttura è nuova, come ha fatto un passo indietro il presidente della vecchia struttura, si doveva fare un passo indietro anche per il presidente della struttura già precedente da Redileggio, anche perché è vero che ha un know-how, è vero che ha una struttura, ma se è, come ha detto lei, una struttura nuova, con input nuovi e aperta a nuove realtà, allora bisognava rimettere
come dire, a tutte le nuove realtà la presidenza. Ripeto, non ne faccio la vostra politica, non mi interessa, avrei preferito fare un percorso, visto che è iniziato da mesi, che coinvolgesse anche minoranze in termini di consiglio, di adozione, di delibere, statuti e atti. Per quello che riguarda le poltrone, lascio a chi ha più interesse di me il gioco delle parti. Grazie consigliere, ulteriori interventi o repliche? Prego sindaco. Sì, stupisce insomma l'intervento e anche le considerazioni. Che non c'è interesse delle poltrone è evidente, è vero, è coerente, anche perché per 5 anni, 10 anni, il tempo che ci avevo voi sul piano non ha mai ricordato nessuna poltrona di voi sul piano. E la rilevanza politica della precedente amministrazione, del precedente sindaco a livello di Valle d'Aniene è noto da qui fino probabilmente al confine di Ventimiglia. E il riferimento a questo è anche evidente, perché si dice che Sigliano poteva tranquillamente ricoprire un ruolo di presidenza, questo è vero, anzi penso che mai sia successo, perché ci sono gli atti al protocollo del Comune di Subiano, quindi basta fare accesso al protocollo, come consigliere ha difficoltà, le lettere che sono giunte dai sindaci, gli appelli che sono giunti dai sindaci della Valle d'Aniene, affinché Subiano, il sindaco di Subiano, assumesse la presidenza, forse non è mai stato così in passato. Anche perché è evidente, insomma, anche in passato Subiano ha avuto ruoli all'interno del Gallo, il vecchio Gallo su Duraniene non ha visto la partecipazione di Subiano. Non è vista né in termini di poltrone, e questo dice lunga sulla considerazione della centralità. Se Subiano è centrale su un territorio di Valle d'Aniene, Pregio e Valle Calestrini, figuriamoci se parliamo solo della Valle d'Aniene, ancora di più doveva essere centrale Subiano con un comune più grande. E non è mai esistita invece una presenza in passato. Basta vedere chi compone il consiglio di amministrazione del Gallo su Duraniene, che dovrà concludersi il 31-12. Qui non c'è stata nessuna discussione né territoriale né politica. Sul piano da noi l'importanza politica non si ha solamente con le poltrone, ma si ha con la capacità di coinvolgimento, e penso che non ci sia comune più importante politicamente in questa fase, non me ne voglio neanche il sindaco di Capri rispetto a questi territori coinvolti del comune di Subiano. Questo lo dimostra il fatto che i comuni della Valle dell'Aniene che hanno aderito al GAL lo hanno fatto solamente su iniziativa, su richiesta e su incipit del comune di Subiano, proprio perché il comune di Subiano ha teso a garantire la tutela del territorio indipendentemente dalla sua presenza in consiglio comunale. Questo perché? Perché veniva una richiesta da parte dei territori di Prenestini, della Valle del Giovenzano, di coinvolgimento del sindaco del comune di Cave e di quel territorio, perché di fatto quella è stata un'esperienza di successo. Purtroppo non è così stata la stessa missione anche quella di Futura Aniene, basta vedere i report regionali, basta vedere i fondi sul territorio, basta vedere quali fondi non sono stati spesi, ma questo però non è compito mio dare pagelli di capacità o di altro. Le dinamiche possono essere tante, le difficoltà di tenere insieme i comuni sono tante, però è evidente che da una parte c'è stata sicuramente un'esperienza di qualità. E Subiano ha deciso, proprio per far sì che il Gallo si costituisse, proprio per far sì che le aziende di tutti questi comuni e territori non fossero esclusi, di dire Subiano c'è, ci sarà comunque, sarà garante di questo percorso, indipendentemente dal ruolo che svolge, perché Subiano è protagonista della Valle dell'Aniene e di queste valli, e proprio perché lo è non ha bisogno di avere poltrone necessariamente, anche se può in qualsiasi momento ad averlo. E ripeto, proprio perché evidentemente si hanno interlocuzioni con cui ci si esterna, di essere a conoscenza del dibattito fatto, non se ci sarà conoscenza anche, diciamo, delle tante richieste che sono giunte da tutti i partiti affinché proprio Subiano ne assumesse la presidenza, tanto anche da riconoscere quindi un apprezzamento trasversale probabilmente nell'amministrazione di Subiano. Per quanto riguarda gli atti a disposizione, gli atti sono messi a disposizione 24 ore prima del Consiglio, quindi così come tutti quanti gli atti del Consiglio Comunale. Quindi nei tempi, rispetto ai tempi c'è stato, solo arrivare all'ultimo momento, perché è stato un processo lungo, considerate che gli atti di adesione sono giunti meno di 48 ore fa al Comune di Subiano, proprio perché si sta ancora completando
l'adesione del comune, se vedete l'atto costitutivo sono anche dei comuni di campo, proprio perché stanno arrivando adesioni da parte dei comuni, anche di quei comuni che fino all'altro ieri avevano dubbi su questa costituzione, proprio sulle garanzie date dal comune di Subiaco. Esempi. Sì, no, gli altri sono arrivati. No, sono arrivati da luna che forse era una dimensione al consiglio 24 ore prima. Basta che prendi il consiglio all'ufficio e se ne fa andare. Io non so che problemi ci sono nel salire le scale comunali, ma gli altri sono qui da ieri alle 18. Siccome quello che fa fare il deposito alla segreteria comunale, lei ne sa, avendo esperienza, quali sono gli altri fanno fede, venga al comune, gli offriamo anche un caffè, se viene ci fa piacere, ma potrà prendere, ma potrà prendere gli altri. No? Purtroppo lavoriamo. Gli altri. Quindi, detto questo, dicevo, proprio per questo tanti comuni stanno tenendo, considerate ad esempio che credo domani sia convocato l'urgenza del comune, il Consiglio Comunale del Comune di Marano, che è un comune chiaramente di estrazione politica del Partito Democratico, ha convocato l'urgenza del Consiglio proprio per la visione, è convocato l'urgenza del Consiglio Comunale di Cervara, di Agosta, lo stesso Vicovaro ha mandato la disponibilità all'adesione al GAL, quindi si comprende come c'è una costruzione anche di un consenso intorno a una procedura che tutti ci auguriamo sia di successo. Le esperienze passate tutti conosciamo, basta fare il conto di quante risorse il GAL ha portato a Subiaco o all'azienda di Subiaco sul territorio, veramente poche, e speriamo che quello futuro sia di maggior successo. Però questo, insomma, le aspettative future sono sempre incerte sulla centralità politica di Subiaco, penso ci siano pochi dubbi, soprattutto in quest'ultimo periodo. Grazie. Grazie sindaco. Prego, consigliere Marchini. Solo, cioè, diciamo, faccio da una richiesta rispetto a questa cosa degli altri, perché magari può essere, faccio una proposta per tanto questo. Allora, visto che si riceve per effetto la modifica dell'ordine del giorno di un giorno precedente, magari non so se è possibile ricevere parallelamente anche quegli atti, perché cioè io sono venuta in comune a chiedere gli atti, la mattina di l'altro ieri sono stati inviati il pomeriggio di assolutamente 24 ore prima, però l'ordine del giorno è arrivata successivamente alla mia richiesta, quindi una proposta che io faccio è quella di dove c'è una modifica dell'ordine del giorno che è possibile fare, quindi nessuno mette in dubbio questo, nelle 24 ore precedenti automaticamente magari se si può allegare anche i documenti rispetto a quel nuovo punto dell'ordine del giorno che sarà inserito, in modo che capisco che uno può tornare un'altra volta in comune, per carità, però magari se si può agevolare tutto questo aspetto, se lo può mettere a verbale come richiesta, poi magari ne parliamo o facciamo anche una richiesta scritta, però penso possa essere utile al lavoro di tutti, ecco. Poi solo mi riaggancio all'ultima cosa che il sindaco ci ha detto. Sappiamo benissimo che in queste situazioni c'è oltre che l'equilibrio rispetto ai poli, anche l'equilibrio politico, quello nessuno lo mette in dubbio, quindi è normale che all'interno di un percorso ci sia il dialogo tra le forze che a maggioranza attualmente stanno amministrando i comuni coinvolti all'interno di questo nuovo GAL, no? Quindi nel senso sarebbe ipocrita anche in modo politicamente non saperlo e non considerarlo. È vero che però la presenza del comune di Subiaco, non voglio rientrare nel passato perché non vuol dire che se in passato ci sono state delle mancanze, oggi io rivesto un altro ruolo, sono consigliere di minoranza, quindi penso che ho anche il diritto di sapere e di avere anche la certezza che comunque il comune, anche se non rivestirà quel ruolo, perché probabilmente per un equilibrio si è ritenuto che la presidenza e anche la sede, che dobbiamo essere onesti anche qua rispetto a comuni che stanno alla valle della Niene bassa, stanno abbastanza lontani da Cave, però Subiaco probabilmente a livello di centralità, anche come numero di abitanti o come prospettive che può avere rispetto pure a non soltanto l'ente ma anche le varie aziende, i vari professionisti che possono ruotare attorno al nostro territorio, poteva avere un ruolo più centrale. Però io mi auguro, questo è un augurio che faccio, che
nonostante il comune non rivestirà il ruolo di presidenza, possa, ecco, mantenere alta l'attenzione rispetto agli interessi del territorio, di tutto il Gallo e anche dei professionisti della città. Quindi, considerando tutto quello che è stato detto, credo che sia anche normale che ci sia l'attenzione rispetto al fatto che comunque il comune, in una nuova costituzione, il comune di Dubiago poteva avere un ruolo, diciamo, di presidenza, però speriamo che comunque venga insomma mantenuta alta l'attenzione, e penso che noi come consiglieri di minoranza diamo la disponibilità a collaborare rispetto alla crescita del territorio anche nel Gallo. Grazie. Grazie consigliere Marocchini. Prego. Solo per assicurare il consigliere Marocchini che io apprezzo i toni naturalmente di invito. Per quanto riguarda il coinvolgimento del Comune di Dubiago, su questo stia tranquilla perché non abbiamo una residenza legale, ma sicuramente abbiamo una residenza morale nella costituzione di questo, e politica di questo Gallo. Ci sarà una sede secondaria del Comune di Dubiago, sede secondaria perché naturalmente per agevolare il lavoro della presidenza legale, mettere il presidente a capo e la sede a Subiaco avrebbe significato che il presidente ogni volta dovesse compiere un atto da venire da capo a Subiaco, quindi oltre a dispendio di risorse anche un aggravio di lavoro del presidente di Gallo. Subiaco ha una sede del Gallo operativa e anche dei professionisti di Subiaco già sono coinvolti nella struttura del Gallo, verranno formalizzati normalmente con gli atti in corso, però altre figure tecniche sono coinvolte con staff tecnico, i revisori dei conti probabilmente sarà un professionista in corso nel comune di Subiaco, e quindi ci sono professionisti privati coinvolti, ci sono anche tecnici, ci sarà un posto fisico anche di raccordo con la Valle d'Agnelli, quindi una sede sul Gallo, sulla Valle del Giovenzano, una sede su Subiaco con la Valle d'Agnelli, questi due punti per poter assicurare comunque una presenza e anche una vicinanza con i territori. E c'è anche un coinvolgimento tecnico, quindi su questo mi sento di assicurarlo, ma è bene che anche insomma voi insomma, state a nostro fianco nell'attenzionare insomma queste dinamiche, però insomma la situazione credo sia oltre che ben ripartita anche ben attenzionata. Grazie sindaco. Il parere del revisore? Il ci vuole. Beh, non ha ritenuto di doverlo richiedere, è responsabile, quindi non sì. Neanche gli altri. Neanche gli altri comuni hanno ancora, e buonasera a tutti, chiudiamo alle 19:35.